cagnolino. Nel nome del Pater, del Figlio, dello Spirito Santus. Amen. Qui il vostro reverendo Santenchan che fa questo video che uscirà come premiere, perché io il mercoledì dovevo fare una live, poi non l'ho fatta. E poi questo sabato, cioè oggi, dovevo lanciare una premiere che non ho lanciato e sto già in ritardo di una settimana o 10 giorni nel lanciare cose. Allora, come sempre vi ricordo, se abbiate la bontà di volermi supportare, di fare clic nel bottone a forma di cuore grazie che troverete sotto questo e altri miei video quando sarà disponibile. In questo modo il vostro commento sarà posto in evidenza da YouTube, non è un abbonamento. Oppure, se mi volete sostenere più intensamente, in questa chat c'è l'opzione di regalare un abbonamento a un vostro amico. Vi potete abbonare voi stessi al canale, potete scrivere in chat con il super chat, il vostro chat sarà evidenziato. Oppure di mandarmi uno sticker. Detto questo, vabbè, iscrivetevi al canale, azionate la campanellina e commentate e guardate i miei video, anche quelli più vecchi, mi aiutereste moltissimo anche in quest'ultima maniera. Allora, passiamo a fare un compendio degli ultimi 10 giorni, quello che è successo. Vero Vito? Poi, se mi sponsorizzate, potrò dargli almeno copro le esigenze sue e di altri cani che ho alimentari. Ebbene, intanto l'introduzione ci ha preso 2 minuti. Ebbene, durante tutti questi ultimi 10 giorni, io poi della guerra in Ucraina non ho più fatto nessun video, ma non ho neanche seguito la faccenda, perché giorno per giorno, ora per ora, si susseguono le notizie e non si sa più a cosa credere. C'è molta disinformazione, soprattutto nei media, soprattutto nel web c'è molta disinformazione, e ognuno, c'è molta faziosità e ognuno interpreta quello che vuole. Io, come al solito, lancerò il mio messaggio ecumenico di pace e fratellanza, che la guerra cessi, che non ci sono ragioni per il conflitto, ma purtroppo si addensano nere nubi all'orizzonte dell'Europa e del mondo intero. C'è lo spettro della carestia, della siccità, della fame, il cambio climatico e altre, per esempio, cose che ci hanno obbligato a stare tutti chiusi dentro casa. Non voglio che questo video perda la monetizzazione, quindi non mi metterò a citare tutte le cose negative, altrimenti ci starò un anno, fra l'altro. Ma adesso questo conflitto rischia di aggravare il quadro già grave dal punto di vista economico e anche politico che affrontava l'Europa. E quindi, come dire, se già le cose andavano male, ci si mette di buona volontà, soprattutto da parte del Cremlino, per farle andare peggio. Io non credo alle ragioni di Putin, io non credo alla sua versione. Poi ci sono molti miei amici che sì, ci credono, ma io no, io no, io non ci credo. Beato chi ci crede, io no, io non ci credo. Parafrasando una canzone di Sandra Mondaini, Piruli Pirulà, che cantava col a lui piace coprirsi, c'è sempre freddo. E quindi io non credo alle ragioni di Putin, non ci credo per niente.
e poi che istighino a un nazionalismo esacerbato. E poi che altro dire? Si sono assistiti a degli eventi tragici anche negli Stati Uniti, ma la colpa non è dell'accesso alle armi da parte dei cittadini, la colpa è la mentalità che orienta verso un certo utilizzo. Comunque basta con le cose luttuose e parliamo di meditazione, quella pratica che permette a tutti gli esseri umani di elevarsi al di sopra dei conflitti, di elevarsi al di sopra di tutte le meschinità e che permette quindi a tutti noi di stare un tantino più elevati dalla nostra vita ordinaria. Volevo farvi vedere un altro cane, ma se n'è andato. E quindi bisogna cercare di vivere la nostra vita, perché alla fine esci in strada o stai in casa e vedi come questi eventi influenzino direttamente poco o nulla nella tua esistenza, tutte le cose che succedono nel mondo. E come a volte perdiamo tempo in conflitti sui social per discutere la nostra opinione, che è del tutto irrilevante nel contesto internazionale. Qua è arrivato il cane, ecco, lo vedete, ma purtroppo c'è il tavolino e non si può vedere più di tanto. Vediamo se si farà vedere. No, è scomparso. E dai, piccolino, beh, piccolino, ci avrà 14 anni. Ma voi, se volete guardare i miei cani, se volete guardare i miei cani, cercate una lista di riproduzione dove ci sono animali e vedrete anche questa cagna. E vedrete anche questa cagna. Ecco, ecco, vi lascio questo cane, ve lo lascio così intravedere, perché voglio che voi andate a vedere la mia lista di animali. In questo modo voi capirete di quale cane si tratta. Ne ho avuti tanti, purtroppo molti mi sono morti di vecchiaia, forse non dovevo dire quella parola, molti se ne sono andati via perché anziani, ma non è che li abbiamo cacciati via noi, è il tempo che ce li ha tolti. Aia, come trema. Anche lei, poverina, l'abbiamo fatta guarire un paio di volte negli ultimi 3 anni, ma adesso sta che trema, sta che... È strano, ieri stava bene. Vabbè, è tremebonda. E avrà 14-15 anni, non so, un qualche cosa di questo genere. Forse saranno i denti, forse lo stomaco. C'ha un alito un po'... da anni, un po' pesante. Ecco, questo video viene così. Se io volessi a tutti i costi monetizzare, non avrei detto molte cose. Spero che YouTube comprenda la contestualità dei miei termini. E quindi voglio dire, bisogna trattare gli animali come elementi della famiglia, come facciamo noi in casa, perché sono elementi della famiglia. Poi una cosa che io non ho capito, ho intervenuto nella chat di un disc jockey famoso che io negli anni 80 non è che seguissi molto, quando lo trasmettevano nella Rai, che adesso per giunta carica i brani di Crozza nel suo canale e la gente non sa più se sta vedendo un video di Crozza nel canale di La 7 o no, perché fa le stesse visualizzazioni. Forse è possibile che lui si metta
i video, fa degli assemblaggi a volte, ma è possibile che si metta nella sua lista di riproduzione i video di Crozza, dove i brani di Crozza della trasmissione, dove fa della satira su questo disc jockey, che fanno molte più visualizzazioni. Quindi, se magari questo disc jockey riesce a visualizzare, è perché proprio è grazie a Crozza, perché i suoi video, bene o male, in uno o due mesi fanno dalle 3.000 alle 30.000 visualizzazioni, non fanno certo 300.000 visualizzazioni. Crozza può fare pure in alcuni sketch molto umoristici su quel disc jockey, ma in generale 3 milioni di visualizzazioni in un mese, anche di più. Allora, che sto cercando di dirvi? Ecco che io in una chat di una live, che poi non mi rispondevano, non mi hanno bannato, mi hanno soltanto messo un'esclusione ai 300 secondi, non so, 1600 secondi, perché si parlava di essere vegani, che i vegani neanche bevono il latte e mangiano il formaggio o le uova. Figuriamoci lo storione. E io gli dissi: io voglio essere vegano, ma il mio problema di comprare carne e altri prodotti è che ho dei cani. Allora, come si può giustificare il fatto che io non mangio carne per non sacrificare degli animali e poi debba andare dal macellaio a comprare della carne oppure comprare dei prodotti per animali che hanno carne? E nessuno mi rispondeva. Allora ho insistito e mi hanno detto: tu stai trollando o tu stai facendo spam. No, cambio le domande, però aspetto una risposta. Voglio dire, io seguo questo disc jockey ogni tanto nelle live, c'ho diritto. Allora qualcuno mi disse un qualche cosa di molto interessante. Vediamo se l'audio, mi sembra che era basso in questa filmatrice vecchia che ho collegato al televisore perché gli si è rotto il monitor. Mi disse qualcuno, vediamo se poi YouTube può mettere i sottotitoli. Mi disse qualcuno: no, perché devi sapere che gli animali vivono in un altro livello vibrazionale e di coscienza, e che poi non ho capito che quando conviene gli animali hanno più coscienza di noi, quando conviene per i vegani gli animali stanno a un livello più basso del nostro, mangiando stanno a un gradino più basso. Noi ci saremmo evoluti grazie al veganismo, e invece gli animali sono evoluti. Allora io gli ho detto: sì, ma ciò non toglie il problema, innanzitutto, che bisogna uccidere degli animali per dare da mangiare ad altri animali. E poi, che cosa fare degli animali da allevamento che si usano per sfruttarne le carni se non li mangiassimo più? Arriverebbero all'estinzione come specie, perché la mucca non esiste in natura, il maiale d'allevamento non esiste in natura, i polli, prova a scioglierli, vedi come se li mangiano cinghiali, lupi, orsi, non possono sopravvivere i polli. Cioè, i polli, le specie selvatiche di galli sì, ma i polli d'allevamento no, i cavalli d'allevamento neanche, le pecore neanche. Sciogli, manda allo stato brado delle pecore e degli animali da stalla, vedi come i lupi nella Maremma ne fanno una strage. Poi adesso che abbiamo un proliferare di lupi e di cinghiali, non ti dico, i maiali non si accoppierebbero con i cinghiali, magari i cinghiali li sbranano. E appunto non mi hanno risposto in quella chat. Io sono d'accordo col fatto che bisogna mangiare sempre meno carne, perché uno si può intossicare. Mangiare troppa carne e troppo formaggio, quando noi abbiamo una splendida tradizione di gastronomia mediterranea. Tutti quelli che vanno a mangiare nel fast food polpettine di grasso, perché la moda è quella nordamericana, che loro non hanno la nostra stessa tradizione gastronomica, cioè loro hanno scoperto le polpette secche, quando noi le polpette le si è fatto da secoli.
Le polpette, cioè le hamburghesi, non sono nient'altro che polpette di Amburgo, capito? Polpette secche, polpette a secco. Ma quando io ero bambino, che magari ancora non c'era questa mania del fast food, a merenda magari si mangiava pane e salame, oppure si mangiava un tramezzino o un pezzo di torta, ma il più delle volte un tè con pasticcini, qualche pasticcino. Ma adesso la gioventù va alle 5-6 del pomeriggio e in pratica altro che aperitivo. Si fa un'hamburgesa con formaggio, uovo, poi i nordamericani ci mettono il bacon dappertutto, patate fritte, un dolce, una bibita enorme gassificata, magari non ci fanno mettere il ghiaccio per bere di più, e poi arrivano a cena che se mangiano un timballo al forno, pollo con patate fritte. Stiamo acquisendo le abitudini tossiche alimentari nordamericane. E noi che abbiamo la migliore alimentazione del mondo, ma le polpette, io posso capire che una fettina panata nel panino con insalata te la puoi mangiare a pranzo, magari se mangi al bivaccio, vai a fare una passeggiata nel bosco, ti fai la panata nel panino, ci metti l'insalata dentro perché è più comodo trasportarla, e poi certo non è che ti prendi del Chianti, ti prendi una bibita gassificata, ma perché stai facendo una passeggiata. Normalmente a casa la panata te la servi nel piatto con l'insalata e il pane a parte, perché ti ingozzi di meno. Puoi metterci anche del pesce fritto in una rossetta, puoi metterci quello che vuoi, ma questo mangiare panini infarciti di cose più che altro era destinato al bivaccio. Quando viaggiavi in automobile ti portavi una canasta per mangiare lungo il cammino, perché altrimenti fermarti in un qualsiasi posto in autostrada era molto più caro, e poi magari frequentare i bagni pubblici, magari andavi con il camper. Ma oggigiorno si è sovvertito tutto. Oggigiorno, come in America, io sono stato a Miami, e loro non mangiano, non rispettano più i pasti principali tradizionalmente a casa. Ognuno mangia quando ha fame fuori, e quindi si incontrano a casa per dormire, perché i ragazzi vanno a passeggio, magari non cenano alle 7, si sono già fatti 2 o 3 hamburger fuori, e i genitori rientrano dal lavoro alle 9 e mangiano alle 10. I nonni hanno già mangiato alle 7, che si sono riscaldati gli avanzi col microonde, e ormai la casa non ha il luogo di rincontro negli Stati Uniti. In molti domicili degli Stati Uniti, attorno al tavolo, attorno al desco della cena, del pranzo e della colazione, ormai mangiare è puramente funzionale, e veramente si stanno perdendo le vecchie tradizioni. Io, per me, ancora mangiare e riunirsi in casa, non altro. Se non ti riunisci in casa, veramente con chi ti puoi riunire? Io non vorrei di no, cioè io vorrei di no, mi confondo, vorrei di no. Ma non vorrei che questo è uno degli ultimi video che faccio con questa bella cagnetta, perché sta tremando molto. Purtroppo sta dimagrendo, c'ha un alito molto cattivo. Voi, se volete, io lo dovrò portarla dal veterinario. Se volete supportarmi, date un super like a questo video mettendo in risalto il vostro commento, o partecipate della chat dando un super chat o uno sticker. E poi guardatevi i miei video vecchi che ho fatto con lei e con altri cani, e condivideteli. Poi un altro argomento che vi volevo parlare da giorni, perché io purtroppo c'ho una cattiva memoria, ma da sempre, per delle cose che ho. Allora, se non mi scrivo mi scordo tutto, e poi sono pigro e non mi scrivo nulla.
Ma in questi giorni sono andato a cercare John Doe 74, mi sembra 76, e ho trovato che i suoi ultimi video li ha fatti in forma anonima uno o due anni fa, che ha molti canali o che hanno salvato i suoi video in molti canali. Peccato, perché non so per quale motivo gli abbiano censurato dei canali, forse perché faceva delle simulazioni che YouTube non accettava, perché dicono che era tutta una commedia, il litigio tra lui, Mani Marco, il generale. Poi non so se purtroppo il generale è venuto meno, perché è stato uno dei primi youtuber di YouTube Italia che hanno fatto il trash, la storia del trash italiano. Io sarei voluto esserci, ma purtroppo ho avuto un canale che faceva trash, perché mi filmavo con un vecchio LG KP215, all'epoca era nuovo, ma ho fatto nel mio primo canale, che ho chiuso perché editavo il video in full HD, ho fatto i video dal 2010 a fine 2011, poi ho aperto questo attuale canale a inizio 2013. Invece ho cominciato a guardare il trash di YouTube Italia dal 2006 al 2011, anche quando andavo, che non avevo internet, perché dal 2006 al 2010 non ho avuto internet in casa, andavo ai Cyberg, che andavano molto di moda, computer pubblici, anche nei luoghi dove si parla al telefono. E quindi avrei voluto fare anch'io del trash, forse arrivavo a tempo per farmi un nome, perché quello che faccio anche attualmente è un po' trash. E purtroppo John Doe, che ci commentavamo molto all'inizio, quando io ho iniziato, qualche video me l'ha commentato, se non mi sbaglio, o ancora era abbastanza attivo, soprattutto in Facebook, non si fa più risentire. Io ho cercato in Facebook e ho trovato soltanto dei profili dedicati a lui, ma che non sono suoi. Poi un altro personaggio che ho seguito molto all'inizio, ma poi è diventato troppo trash, per non dire volgare, è stato Giuseppe Simone. Adesso si è ridotto soltanto a macchietta di se stesso, nel senso che fa delle live, soprattutto delle live, dove praticamente non porta quasi più nessun contenuto e chiede dei pacchi regalo ed insulta apertamente, quindi sta a costante rischio ban chiunque non gli faccia dei regali, cioè tutti quanti, si rivolge a tutto il pubblico e voi che mi guardate e lancia degli epiteti. Per quello forse il suo canale non è monetizzato, ma ormai non fa più gli ascolti di una volta, perché aveva incentrato tutti i suoi video sul trash bello e buono e quindi su tanta volgarità a palate, quando ha smesso di insultare esplicitamente delle persone per le quali è stato querelato. E anche ha dovuto chiudere dei canali e pagare cifre esorbitanti e fare lavoro sociale, allora ha smesso il suo attrattivo, perché lui lo seguivano per gli insulti che poteva fare e anche per le cose scervellate che diceva. Infatti ha aperto poi moltissimi canali, ciò ha fatto che il contenuto di Giuseppe Simone sia molto dispersivo. Non so perché ha aperto moltissimi canali caricando lo stesso contenuto e non avendo in nessun canale particolari livelli di visualizzazione, perché fosse a dire che voleva trovare un contenuto diverso, non andare dietro il divano che poi non esci più. La mania di fare il giro del divano. Allora, purtroppo si è diciamo creduto, perché aveva migliaia di visualizzazioni, forse decine di migliaia di visualizzazioni, in un'epoca nella quale peraltro YouTube ti pagava soltanto se superavi in un video le 100.000 visualizzazioni,
non come oggi che tutti abbiamo pianto quando hanno messo il limite delle 4.000 ore di visualizzazione all'anno e io dovetti riguadagnare la monetizzazione il 20 febbraio 2018, ma poi le ore di visualizzazione le recuperi. Adesso ti pagano ogni 100.000 visualizzazioni che fai in tutto il canale, non in alcuni, in un solo video. E invece Giuseppe Simone adesso farebbe più soldi che ieri, perché se oggi potesse ripetere gli stessi successi che ha fatto ieri, avrebbe centinaia di dollari al mese, perché faceva molte visualizzazioni, soltanto che magari molto del suo materiale non era monetizzabile, proprio perché diceva un mucchio di paroline, capito? Diceva un mucchio di paroline. E non so perché questo cane a volte vuole fare il giro del divano, passare dietro il divano, poi non esce più, si incastra. Vieni! E vabbè, gli prendono delle fisse. Ormai l'età. Poi che posso dire? Ah, ho anche seguito André Dupré. Che poi c'è una persona che mi chiede sempre di salutarlo e io mi scordo come si chiama, perché con questo cane che mi distrae oggi, mi scordo proprio quello che devo dire, me lo devo scrivere, mettere per iscritto, quindi se questa persona sta guardando questo video, la prego di scusarmi, ma io ho una memoria sempre più cattiva, ma ci teneva proprio che io la salutassi. E siccome ho improvvisato, poi non so perché è uscita una scritta lib nel, vorrei che filmasse questo video, che stesse filmando lib, non so che cosa significa lib, perché è saltata questa scritta. Speriamo che si salvi questo video, però vorrei che poi un momento che vado a vedere una cosa. Volevo vedere, non posso andare con questa filmatrice perché sta attaccata al televisore, non gli funziona il monitor e poi ci avrà una batteria senza autonomia, ma volevo vedere se il pranzo di domani, perché mia madre congela, anzi il pranzo di domani sì, è già sta cotto e si sta preparando il coniglio per adesso, perché ancora non ho pranzato, è mattina presto, oggi mi sono svegliato molto presto. D'altra parte lei andava a fare la spesa e io ho fatto colazione presto, cosa che di solito non capita sempre, che io faccia colazione alle 9, adesso sono 10, 10 e mezza, non lo so, mi sono messo a parlare e da mezz'ora più o meno che vado avanti. Allora mi scuso con questa persona perché io devo mettere tutto per iscritto. Infatti se andate a guardare qualche mio video vecchio, quando un sacco di amici o cosiddetti amici mi salutavano nella piattaforma dal bollino blu, di cui non faccio il nome perché mi hanno segnalato un video perché facevo nomi di altri social network, allora dicevo che portavo il traffico fuori, e invece immaginatevelo voi, io
dovevo scrivere i nomi, che poi tutte queste amicizie che si volevano fare salutare per 2 o 3 anni io li salutavo in video, e poi non si è fatto più nulla, non mi hanno più, non si sono fatti più vedere, non mi hanno più chiamato, e quindi belle amicizie. E adesso c'è un amico che si vuole fare salutare, io lo saluto, però mi perdoni perché non mi ricordo proprio, ma adesso dovrei andare a accendere il cellulare o il computer, e purtroppo non mi sono organizzato, è stata una cosa che io faccio così su 2 piedi, anzi seduto sul divano con un cane che si è coperto come sempre fa dopo mangiato, con la copertina doppia, anzi quadrupla di lana, perché è un cane freddoloso, con un altro cane che mi distrae perché è tremoroso, perché sta poco bene, poi anziano, ma da anni che si pensava il veterinario che ci avesse una brutta malattia. E quindi io non dormo di notte per prendermi cura dei cani, vi chiedo un supporto di qualsiasi tipo. Adesso che voi vedete questa premier, che sarà domenica, perché la metto, non la metto la prossima settimana, per il semplice fatto che per più di 10 giorni non ho pubblicato nulla. Allora, quando voi vedrete la premier potrete avere delle opzioni in chat di fare dei donativi, saranno sempre ben visti, non è che... E riprendiamo, io seguivo molto André Dupré, ma soprattutto quando faceva le interviste. Quando lui si è messo a fare dei video sempre più deliranti, e non so se a imitare i personaggi che avevano successo o a diventare lui stesso uno dei suoi personaggi, probabilmente lui anni fa non si sarebbe mai intervistato. Ho smesso un po' di seguirlo, devo dire, anche perché lui non ricambia mai, non ha mai visto nessun mio video, non segue nessuno che io sappia, e lui è il Dupré per il social, adesso per il social di se stesso. Ma per esempio, da come fuma si capisce che non ha mai fumato, oppure che è stato un fumatore di sigari, perché molti dicono: ma tu fai finta di fumare, ma lui boccheggia come i pesci, ma anche come i fumatori di sigari che sguanciano, perché dovete sapere che il sigaro non si espira, si boccheggia, cioè si sguancia, fai così per riempirti la bocca di fumo, degustarlo nel palato, nella lingua, non deve arrivare alla gola, e poi e a cadenza regolare, cioè non è come la sigaretta che aspiri, ci sono fumatori che gli dura meno di 30 secondi una sigaretta. Il sigaro, più tempo ti prendi a degustarlo, è meglio è. E quindi soltanto un fumatore di sigari può fumare le sigarette come fa André Dupré, oppure uno che non vuole fumare, che non ha mai fumato. Comunque io gli vorrei dire: André Dupré, se tu non hai mai fumato, perché vuoi attirare l'attenzione fumando in quel modo? Perché tanto esiste anche il fumo passivo. I fumatori di sigari non sanno che se non aspirano dalla bocca, aspirano dal naso, perché aspirano il fumo che essi stessi emanano sboccheggiando, ma anche il fumo di combustione del sigaro rimane in sospensione. Quindi André Dupré, non è che non ti fai del danno se non aspiri la sigaretta, perché lo stesso, a parte che viene la nicotina in contatto con la saliva, il catrame e le 4000 sostanze tossiche, ma in più il fumo che emana la sigaretta dalla punta te lo aspiri. Poi in una ha detto: ah, che la polizia non sa che io bevo della vodka perché l'ho allungata in una bibita gassificata. Ma cioè, se ci metti un 10% in una bibita di alcol anche a 60 o 80 gradi, il risultato è che poi quella bibita c'ha 6 o 8 gradi. Ma non lo sai, André Dupré, che se la sostanza nella quale ci metti dell'alcol è neutra, cioè non c'è zucchero, stai facendo un long dry,
una bibita larga, un cocktail, e quindi alla fine c'hai meno gradi a volte che una birra. E speriamo che per questo non mi tolgano la monetizzazione, sto parlando di cose che... Ma devi sapere di pre, quindi, che non fai nessuna furbata. Cioè, se ti prende la polizia o la stradale, che stai in qualsiasi parte del mondo, che stai al volante bevendo una bibita con meno di 2 gradi, non ti fanno niente, a parte il fatto che magari non si può bere mentre si guida di per sé, ma neanche dell'acqua dalla bottiglia, ti devi fermare almeno allo stop. Ma se nell'acqua ci metti un 5% di vino, è ormai quello che gradi ti vuoi che ti abbia un litro e mezzo d'acqua con un 5% o un 10% di vodka a 60 gradi, 0,5 gradi, cioè non stai ingannando nessuno, o ti stai ingannando da te o stai ingannando il pubblico, ma non fai nessuna bravata. Voglio dire, che stratagemma è quello? E poi ci sono tante cose che non quadrano, ma che sono molto ironiche, che comunque stancano, perché vuole gridare come Vittorio Sgarbi, vuole dire che con il suo slogan lui c'ha una filosofia di preista, poi ha lasciato di impiegare i termini sibaritico e catafrattico, non so perché, li usava moltissimo nel passato, adesso non li usa quasi per niente, forse perché ha perso di essere sibaritico e non è più catafrattico, o sente che quelli erano degli espedienti per fare visualizzazioni e adesso si sente di promettere una console di gioco quando sa che anche quella è tutta una messa in scena. E quindi sono tante le cose che, se non si rinnova, finiscono con lo stancare. Lo dico io, che naturalmente non mi sono neanche io rinnovato in molti anni. E poi un altro personaggio che all'inizio ho seguito molto, ma non proprio nei suoi primi canali, dal 2010, che è Matteo Montesi. Grande personaggio, soltanto che no, ho smesso di seguirlo dal momento in cui ha fatto dei video sempre più larghi. Prima erano corti, erano concentrati, erano abbastanza anche ridicoli, facevano ridere, e io pensavo che lui fosse un personaggio quasi creato a tavolino, che lo facesse apposta, e allora mi divertivo molto nel seguirlo. Invece purtroppo, col mio rammarico, ho scoperto che lui era così al naturale, anzi in altri canali sono stati conservati, perché poi lui ha cancellato i suoi primi canali, forse lui stesso si rendeva conto che si rendeva troppo ridicolo caricando dei video fatti addirittura con una camera analogica che registrava in mini DVD o in VHS negli anni 80 e 90, dove andava a trovare un medico, non dico di quale orientamento, ma chi lo sa mi capisce, che gli prescriveva delle ricette, e lui parlava veramente non come adesso, ma neanche come un ragazzetto di 15 anni. E quindi ha cancellato tutto quel materiale, ma purtroppo il web è così, qualcun altro lo ha salvato quel materiale, forse perché gli è subito piaciuto, e adesso ci sono dei gruppi di una piattaforma che funziona peer to peer, che nel quale si continuano a ritrasmettere questi video gratuitamente, non genera visualizzazioni per nessuno, ma si continua a fare vedere tutto il peggio suo che ha fatto, tutte le cose più esaltanti che lui ha cancellato. Questi due canali, si dice, per una causa che aveva e non voleva essere pregiudicato dal contenuto di quei canali. Poi è successo un incidente nel quale parlai in diversi miei video, perché gli hanno chiuso altri 2 o 3 canali dopo, e lo incidente che è stato riportato nello stesso giornale di Castelvinardo, della sua parrocchia, diciamo, di dove lui vive, Castelfinardo,
Ossimoro, non so come si chiama, quel giornale, quella testata giornalistica nella cui lui collabora, è stata imparziale nel dire che c'è stato un rogo, perché lui è andato a fare un bucaggio, ha pregato e come effetto dell'avere esorcizzato quel luogo, le fiamme lo hanno purificato. Beh, io non so se saranno state le sacre fiamme del divino oppure qualcos'altro, ma gli è andata la situazione fuori controllo, come nell'apprendista mago, il cui protagonista è il topolino della Walt Disney, e poi ha avuto dei seri problemi. Tant'è vero che tutto il resto lo spiego in alcuni miei video, che voi potrete trovare nel mio canale, non è che li ho tolti, ma visto che non li guardava nessuno e io non avevo nessun incentivo a conservare, infatti non so se li toglierò, ma voi, se volete guardarli, siete ancora in tempo di farlo, perché c'è una lista di riproduzione di video miei solo per abbonati. E questo perché? Non perché hanno una qualità eccezionale quei video, ma per il semplice fatto che sono dei video a cui io ci tenevo e che non guarda quasi nessuno, anche se fra le ricerche di video c'è Matteo Montesi, ma i video non si guardano. E poi c'è stato un amico in Instagram, che poi tanto amico non era, che mi ha chiesto di rispondergli a delle domande e si è ripresentato anche con altri due profili di cui non faccio il nome. Quei video li ho messi anche loro per abbonati, quindi ci sono circa una dozzina di video dove io rispondevo alle domande di un mio ex amico, che poi lo conoscevo soltanto in Instagram, che si era messo come nickname il nome di un attore italiano, finito da Everything, cioè di tutto, perché probabilmente lui vendeva dei DVD contenenti gli spezzoni di quell'attore o i film, che in qualche modo riusciva a duplicare i film di quell'attore e a venderli, perché ci sono molti che fanno questo gioco nelle reti sociali. Riescono a duplicare, non so come, dei film che magari sono irreperibili sul web e a venderli, e allora ti contatti con loro con le mail e loro ti chiedono il prezzo e ti mandano dei DVD a casa taroccati. E allora è per quello che, se volete vedere qualche mio video che parlo su Matteo Montesi, dovete abbonarvi al canale. Naturalmente il livello è quello ultimo, super VIP, mega galattico, qualcosa del genere, anche se adesso YouTube mi ha chiesto di aggiungere un altro livello, però io non richiedo il sesto livello per arrivare a vedere quei video, basta il quinto. Comunque, c'ho un video su Matteo Montesi che lo potete vedere gratuitamente, solo uno. Tanto per concedervi qualcosa. E poi che altro dirvi? E niente, che YouTube è sempre più esigente da noi creators e che bisogna essere sempre più professionali. Peccato, perché quando ancora bastava avere una filmatrice e parlare per guadagnare qualche centone, era bello stare su YouTube, perché appunto c'era poco contenuto, il trash andava molto di moda, non ti mettevano dei limiti con la legge Coppa, perché anche se c'era, magari c'è stata da prima di internet, però non è che solo se c'erano delle segnalazioni ti facevano togliere il contenuto, come è successo a Giuseppe Simone, Matteo Montesi. Invece ultimamente non puoi caricare del contenuto, che prima te lo bloccano e poi ti dicono: ah, va bene, hai vinto il ricorso, il tuo materiale non violava nessun principio. E quindi magari se il tuo video aveva avuto uno slancio
iniziale in questo modo un po' lo può perdere lo slancio, perché non è lo stesso avere subito 200 visualizzazioni in un'ora che avere 200 visualizzazioni in 48 ore. Comunque io adesso metterò subito 145 sottotitoli, perché se carico in Premiere per domani, magari questa sera riuscirò a mettere i sottotitoli. Oggi che è sabato, quindi esce la domenica. Mi sembra di averlo già detto prima. Ho fatto 45 minuti di video, mi potrei ritenere soddisfatto, ma voglio ribadire. Poi non so se vi sarà piaciuta la Premiere che ho fatto. Mi sembra lo scorso sabato o il sabato anteriore, dove parlo della vita di Buddha. Ebbene, avevo fatto una live muta, senza parlare, ho utilizzato quel video salvandolo e ci ho messo un lettore di testo automatico. In questo modo, sono riuscito a ricreare il video, a dargli audio, e molti lo hanno gradito, lo stanno gradendo, ha superato, mi sembra, le 1000 visualizzazioni. È molto interessante, un esperimento nuovo. Andate a vedere la vita del Buddha, e se vi piace questa forma di fare video, che mi ricorda molto quella di Gezi, di Blog, no, Blob, si chiamava Blob e andava in Rai 3 di Gezi, che lui parlava fuori sincrono, oppure che non parlava per nulla e c'era la sua voce. Allora ditemelo, guardate quel video, condividetelo, perché se aumenteranno le visualizzazioni a quel video, io farò altri video stando in silenzio, magari leggendo. Voi proponetemi cosa dovrei fare nel video, giocare con lo yo-yo e altre cose, e poi ci metto l'audio a parte, tanto basta che io so quanto dura il video, e poi posso anche parlare al cellulare e accoppiargli come effetto sonoro di fondo la mia voce. Quindi mi raccomando, quelli che sono venuti fino a quel minuto 48 a vedere questo video, se volete che io faccia un'altra Premiere come quella che ho fatto anteriormente, ditemelo. Io non so se poi attraverso un sito web io questo video non lo possa caricare in live, perché magari cerco di caricarlo in live. Magari lo faccio partire come live la sera molto tardi di oggi, perché ho molte persone che mi seguono da tutto il mondo e ho molte persone che mi seguono anche dall'Italia. Poi oggi è sabato, quindi sabato notte magari molte più persone fanno tardi, certo, non per guardare i video, ma per fare bisbocce. Dovrebbe partire domenica in live o in Premiere, ma appunto, e se lo faccio partire come come live caricandolo in una rete sociale, è sempre una Premiere, non cambia nulla. Quindi lo faccio partire domani, domenica, in live, e così siamo arrivati al minuto 50. Mi raccomando, quanti di voi abbiano un'idea di cosa chiedermi, che lo facciano, e soprattutto io privilegio chi fa clic sul bottone grazie un momento che devo guardare, e sull'abbonamento, oppure se voi potete
dare uno sticker o un super chat a questo video, io ascolterò il tema che voi volete propormi prioritariamente. Perché io ho sempre ascoltato i temi che la gente mi proponeva di fare, li ho fatti e non avevo molta, molto seguito perché non erano dei temi che interessassero a tutti. Io adesso vi devo lasciare. Io adesso vi devo lasciare perché ormai sono stanco, ho fatto 50 minuti. Allora mi raccomando, proponetemi degli argomenti, ma fatelo in modo da, come dire, io do la priorità, come dicevo prima, a chi fa clic in super grazie, il bottone a forma di cuore sotto il video, a chi si abbona al canale. Anche gli abbonamenti minimi, ci avrete questo privilegio per questa volta. Poi prossimamente dovrete alzare il livello dell'abbonamento, ma i primi che si abbonano, i primi 100, riceveranno le mie migliori attenzioni realizzando i video su quanto mi propongono. Però non è che mi dite fammi il video che poi mi abbono. No, tu prima abbonati e poi chiedimi il video. È lo stesso. Intervenite con la super chat o gli sticker nella chat e io chiedendomi un tema e io poi vi accontento. Perché ricordatevi che il super grazie serve per mettere in evidenza un commento a questa che uscirà come premier. Buona domenica a tutti dal vostro reverendo Sant'Enchan e che il Dio vi benedica. Nel nome del Pater, del Figlio e dello Spirito Santo. Adesso vi lascio perché ho fatto già 52 minuti. Non voglio arrivare all'ora, già mi sono stancato. Allora, forse chi mi ha seguito fino adesso si sarà stancato, ho divagato molto, ma è stato per stare qui con voi tutti. Allora, arrivederci e grazie. Dal vostro Reverendo Sant'Enchan. Ciao. Capito, eh? Capito? Io non voglio essere avido, però non sono neanche un carmelitano scalzo, capito? Io non vivo d'aria, non vivo di preghiere, non vivo, anche se sono il vostro reverendo Sant'Enchan, ma ho bisogno di sussistere. Quindi mi raccomando, cercate di sponsorizzarmi, perché se io avessi qualche mensilità, di sicuro la mia produzione sarebbe una super production, sarebbe molto migliore. Poi la prossima volta farò dei primi piani così. Mi piace questa inquadratura, come mi piace profondamente. Vabbè, allora mi raccomando, la prossima volta non deludetemi. Voglio trovare qualche abbonato nel mio canale, voglio e poi se potete Se proprio non vi potete abbonare per aiutarmi, condividete i miei video il più possibile, commentateli e guardate anche i miei vecchi video, non guardate soltanto gli ultimi. Quando andate nella lista di video del mio canale o nelle liste di riproduzione, scegliete i più vecchi oppure quelli meno visti. Scoprirete che dal 2013 al 2015 ho fatto dei video molto divertenti, magari anche perché io li ho fatti alla chetichella, non avevo molta esperienza e sono dei video veramente belli oppure buffi, dipende dal punto di vista. Allora vi lascio perché se no veramente perdo molto tempo perché ormai sono ridondante tralalero tralala e devo andare a mangiare. È l'una e 10, l'una e 12. E fra poco sarà 55 minuti che faccio dei video. Vi ringrazio a tutti quelli che mi seguono e mi raccomando, la prossima volta vi nomino. Se voi volete essere nominati nel mio video, commentate qui sotto e se lo fate con super grazie è meglio, proponendomi un argomento. Comunque io la prossima volta faccio una lista che potrò programmare un video di tutti quelli che devo salutare, perché
perché già gliel'ho promesso in precedenza. Non è che se voi vi trovate nella lista vi saluterò. 1 minuto 55 e 4 secondi. Ciao ciao, buon fine settimana, anzi buona domenica perché mi vedrete la domenica. E buon inizio settimana, eh? Ciao.